luce e sapienza su chi ascolta. Riprendiamo il discorso sulle beatitudini. Siamo arrivati alla quinta, al commento della quinta beatitudine. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Che cosa vuol dire questa beatitudine? Che cosa vuol dire essere misericordiosi? Essere misericordiosi è un atteggiamento verso il prossimo che ha due oggetti, due specificazioni. Misericordiosi nel senso di situazioni in cui il prossimo pecca, sbaglia nei nostri confronti, e misericordia che ha oggetto le debolezze, le privazioni, le sofferenze del nostro prossimo. Ecco, essere misericordiosi significa avere un cuore che compartecipa del dolore altrui, che si immedesima nel dolore altrui. Anzi, dal punto di vista psicologico, la misericordia nasce proprio istintivamente, direi, connaturalmente, per il fatto che in una situazione di bisogno, di miseria o di disgrazia in cui venga a trovarsi il nostro prossimo, normalmente scatta questo meccanismo nel nostro cuore che paventiamo, temiamo che accada anche a noi quello stesso evento luttuoso, quella stessa tragedia, quello stesso dramma. Per cui nasce nel nostro cuore questo atteggiamento di misericordia, nel senso di compassione per le prove, i dolori e le sofferenze del nostro prossimo, in quanto che supponiamo istintivamente che anche noi potremmo trovarci nelle stesse condizioni di dolore e di sofferenza del nostro prossimo, per cui connaturalmente ci sentiamo portati a immedesimarci in colui che soffre, temendo appunto di soffrire la stessa cosa. E questo è il primo atteggiamento di misericordia, che è molto lodevole. Ma c'è un aspetto più specificamente morale, direi, della misericordia rispetto al peccatore, rispetto a colui o coloro che ci offendono, rispetto a coloro che ci denigrano, rispetto a coloro che in qualche modo sbagliano nei nostri confronti. Ecco, avere misericordia significa essere capaci di soprassedere, essere capaci di andare oltre, di perdonare e di guardare l'offensore con l'occhio di Dio e non con il nostro occhio umano di rivolta o di risentimento. E per questo Gesù ha dato quella parabola, ricordate, mi sembra di averne accennato qualche trasmissione fa, di quel tizio che aveva un debito con il suo padrone e non aveva di che pagare, e dopo che il padrone gli ha condonato il debito, lui incontra un suo amico che gli doveva una miseria, lo piglia per il collo e lo vuole mandare in prigione. E conosciamo la risposta di Gesù. La stessa cosa farà quello che ha fatto il padrone quando è venuto a conoscere il fatto, che chiamò le guardie e lo fece mettere in prigione. Dice Gesù: la stessa cosa farà il Padre mio anche a voi, se non perdonerete di cuore a coloro che mancano nei vostri confronti, a coloro che vi offendono, a coloro che in qualche modo vi fanno del male. Ecco allora l'atteggiamento di misericordia, anche perché c'è una convenienza spirituale, tra parentesi. E mi viene in mente che qualche sciocco pensatore ha tacciato il cristianesimo di egoismo soprannaturale, perché accusava la fede cristiana, perché diceva di essere interessata, sia pure di egoismo soprannaturale. Il cristiano fa il bene, è buono perché ha l'interesse di andare in paradiso.
stupidaggine. Ma tant'è. C'è, però è vero che c'è un interesse spirituale, non egoistico, ma un santo interesse, perché Gesù ci ha detto che il metro che lui userà quando dovrà giudicarci, e tutti saremo giudicati da Gesù Cristo giudice, tutti, da Adamo all'ultimo nato, tutti compariremo davanti al tribunale di Gesù Cristo giudice. E il metro che lui userà nel giudicarci sarà lo stesso metro che noi avremo avuto verso i nostri simili, per cui c'è anche un motivo di convenienza, di santa convenienza psicologica e spirituale, per rimettere agli altri i debiti che hanno nei nostri confronti, affinché il Padre Celeste rimetta i debiti che noi abbiamo nei suoi confronti. E veniamo alla sesta beatitudine. Beati i puri di cuore, perché vedranno il Dio. Chi sono i puri di cuore? C'è una prima purezza, che è la purezza di tipo sessuale, no? E questo è il primo livello di purezza. Vedete, i peccati di lussuria, che differenza c'è tra i peccati di lussuria e i peccati di superbia? Quelli che sono veramente gravi, i più gravi dei peccati. Intanto, San Tommaso d'Aquino distingue tra, definisce meglio, tra lussuria e superbia, definisce così: la lussuria è un peccato più turpe, ma la superbia è un peccato molto più grave. E ho accennato qualche volta al fatto che Gesù ha avuto un occhio di misericordia verso le cadute di tipo sessuale. Perché? Perché la sessualità è impastata, cioè noi, il nostro organismo, la nostra struttura ontologica, personale, esistenziale, è intrisa, impastata con la sessualità. C'è la dimensione corporea e psicologica che interagisce con il nostro spirito nell'attività sessuale. Per cui, a motivo e in conseguenza del peccato originale, come ho spiegato qualche trasmissione fa, e allora la caduta di tipo sessuale, per quanto più turpe, però assume un aspetto di lievità rispetto alle cadute che sono puramente spirituali, perché i due peccati puramente spirituali sono la superbia e l'invidia, sono gli unici due peccati commessi puramente da atti spirituali e in cui non intervengono dinamiche di natura psicologica o fisiologica. Mentre gli altri peccati, in questo caso la lussuria, in questo tipo di peccato interagisce, intervengono anche dei fattori, dei dinamismi fisiologici e psicologici, per cui assumono una gravità minore rispetto ai peccati puramente spirituali di superbia e di invidia. E allora ecco che la purezza corporea, nel senso di purezza sessuale, si pone a gradino più basso, ma c'è un altro tipo di purezza. Anzi, ce ne sono due: la purezza di mente e la purezza di cuore o di spirito. Queste sono purezze ben più alte, ben più elevate, perché riguardano specificamente la realtà spirituale dell'uomo, riguardano la sua intelligenza e riguardano la sua volontà, che sono le facoltà spirituali proprie e specifiche dell'uomo in quanto uomo. Allora, la purezza mentale, molto più alta della purezza sessuale. La purezza mentale è la purezza di chi non si contamina con dottrine maledette, chi non si contamina con dottrine diaboliche, che non si contamina con dottrine che si oppongono alla verità rivelata da Dio. Ecco, quante eresie nel mondo moderno, quante eresie in campo teologico, nel campo della fede, ma anche quante eresie nel senso di pensieri che sono difformi dal Vangelo, dottrine umane che sono tali, per non parlare poi di dottrine diaboliche. Ecco allora l'impurità di mente. L'impurità di mente consiste nel fatto che qualcuno possa assumere pensieri umani che oppone al pensiero di Dio.
e che peggio ancora, o che peggio ancora, assuma pensieri diabolici, pensieri maledetti, dottrine maledette, dottrine diaboliche, sataniche, che oppone la dottrina di Dio. Ecco, questo individuo che avesse questo atteggiamento commetterebbe peccato di impurità mentale, perché non aprirebbe la sua mente ad accogliere la pura verità di Dio, ma contaminerebbe il suo pensiero con tante altre realtà disnoiche e maledette, che sono appunto maledette da Dio. Ma c'è poi il terzo aspetto di purezza di cuore, ed è a questa beatitudine che si riferisce Gesù: beati i puri di cuore, perché vedranno il Dio. La purezza di cuore è la purezza che procede dalla volontà, cioè dal desiderio puro, dalla volontà pura, dagli atti puri che procedono dalla volontà di amore di Dio e di prossimo, puri e disinteressati. Il puro di cuore è colui che non è doppio nel pensare e nell'agire. Puro di cuore è colui che non ha una doppia intenzione. Colui che è puro di cuore non agisce per un proprio tornaconto, per un proprio interesse, per avere una qualche resa da quello che fa, dice, opera, ma agisce solo per amore di Dio, e tutto ciò che fa lo fa per la pura gloria di Dio e per il bene del prossimo. Ecco il puro di cuore. Ed è a questo puro di cuore che Dio promette come premio: beati i puri di cuore, perché vedranno il Dio, e lo vedranno sin da questa terra. Perché la purezza di cuore è la dimensione necessaria ed essenziale perché lo spirito purificato possa sentire il contatto del divino. Beati i puri di cuore, perché vedranno il Dio, sin da questa terra. Perché nella misura in cui, ne parleremo meglio più in là quando parleremo degli stati mistici, nella misura in cui l'uomo, passando attraverso le diverse fasi delle esperienze purgative attive e passive, nella misura in cui purifica il proprio spirito, il proprio cuore, la propria mente, ecco che si eleva alla prossimità di Dio, no? È il diaframma che separa la divinità dalla nostra umanità, si restringe sempre di più, fino a che Dio in qualche modo si svela al nostro cuore, Dio si svela al nostro spirito, e il nostro spirito ha il contatto con il divino. Non più Dio per sentito dire, non più Dio osservato e colto attraverso le vestigia della natura, non più Dio così come lo ascoltiamo dal predicatore di turno, ma Dio come è in se stesso, che si comunica da spirito a spirito con il contatto divino mediante la contemplazione. Beati i puri di cuore, perché vedranno il Dio sin da questa terra. Perché tanto più lo spirito e il cuore dell'uomo si purifica, e tanto più Dio si avvicina e si dona sperimentalmente alla sua creatura nella vita mistica, di cui parleremo meglio in appresso. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Ci sono tre tipi di pace. C'è una pace diabolica, c'è una pace umana e c'è una pace divina. Evidentemente la beatitudine si riferisce a quest'ultimo tipo di pace. La pace diabolica. La pace diabolica è la pax mafiosa, per esempio. Due clan che sono in guerra tra di loro, due stati che sono in guerra tra di loro, due fazioni che sono in guerra fra di loro, due popoli che sono in guerra fra di loro, calcolando, considerando le conseguenze negative che possono derivare da una lotta reciproca, da una guerra reciproca, stabiliscono di non guerreggiare, stabiliscono un armistizio. Per esempio, il secolo scorso, vi ricordate, c'era la pace
fra America e Russia, fondata sulla non belligeranza, sulla paura dell'armamentario bellico, perché la Russia avrebbe potuto distruggere l'America e il resto del mondo, e l'America avrebbe potuto distruggere la Russia e il resto del mondo. Allora, quella è la pace diabolica, è la pace fondata sulla paura reciproca, ed è una pace maledetta, comunque una pace ingiusta. Poi c'è la pace specificamente umana. La pace umana è la pace di colui che non vuole essere disturbato, vuole vivere nel suo chiuso, nel suo piccolo, curando il suo orticello, non vuole avere grattacapi, non vuole essere disturbato. È il quietismo, è l'atteggiamento del quietismo. L'atteggiamento del quietismo è una corrente spirituale di alcuni secoli passati. Il quietista non vuole vivere in pace perché non vuole essere disturbato, non vuole uscire da se stesso, dal suo piccolo orto, per interessarsi di altre cose, di altri problemi, non vuole essere toccato da altri problemi, non vuole essere disturbato dai problemi che la vita può porre, e intende vivere nel chiuso del suo orticello. Questa è la pace umana, miserevole e miserabile sotto diversi aspetti. Poi c'è la pace divina, che è la pace a cui si riferisce Gesù. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio, perché Dio è il pacifico. E questa pace, ne ho accennato, mi pare, qualche volta, Papa Giovanni XXIII, nell'enciclica Mater et Magistra, ha definito la pace con una equazione. Pace è uguale a VGAL, verità, giustizia, amore, libertà. Non c'è pace se non c'è verità, se non è fondata sulla verità. Non c'è pace se non è fondata sulla giustizia. Non c'è pace se non è fondata sull'amore. Non c'è pace se non è perseguita nella libertà e nel rispetto della libertà. Ecco perché il mondo oggi è privo di pace, perché tutti gli uomini vogliono la pace, ma non la vogliono nell'ordine. Tutti vogliono la pace, ma non la vogliono nella verità. Tutti vogliono la pace, ma non la ricercano nella giustizia, nel rispetto della giustizia. Tutti vogliono la pace, ma non operano con amore e nel rispetto della libertà, secondo i diritti di tutti i popoli e dei singoli individui, nei rapporti fra stati e stati e all'interno di un singolo stato. Allora non ci può essere pace se non vengono rispettati questi quattro pilastri su cui la pace si fonda. Questa è la vera pace. Chi agisce in questo modo, agisce operando per la pace. È a questi operatori che Gesù si riferisce quando dice beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Ma attenzione, questo atteggiamento di pacificità e di ricerca, di operazione della pace, non esclude la guerra, non esclude affatto la guerra. Gesù ha detto: non pensate che io sia venuto a portare la pace sulla terra. Non sono venuto a portare la pace, ma la guerra. Ecco, si riferiva appunto a quegli aspetti di pace che indicavo prima, che spiegavo prima. La pace secondo Satana o la pace secondo l'uomo, che poco hanno a che fare con la vera pace di Dio. Ecco, quando la pace spirituale, cristiana, si scontra con la pace umana, o peggio ancora con la pace diabolica, allora lì non ci può più essere pace fra due o più persone. Lì ci sarà guerra, e sarà guerra santa, non nel senso della jihad islamica, nel senso della guerra cristiana. E non ci può essere pace fra chi è amante della giustizia, persegue la giustizia, il vero, il bene, il bello, il giusto, e chi massacra queste virtù, questi valori. È ovvio che non ci può essere pace. Non pensate che io sia venuto a portare la pace sulla terra, ma la guerra, perché da questo momento in poi
Il momento in cui Gesù Cristo diventa lo spartiacque della storia, da questo momento in poi, due saranno contro tre e tre contro due, ci ha detto Gesù, in una stessa famiglia, il padre sarà contro il figlio contro il padre, perché lui non è venuto a unire, ma a dividere. Ma a dividere che cosa? A dividere il bene dal male. La pace è solo nell'unità del bene. E non ci può essere pace quando c'è commistione tra bene e male, tra verità e menzogna, tra verità e ingiustizia. Quella pace è pace mafiosa, è pace diabolica, ma non è pace divina. La vera pace divina, fondata su quei quattro pilastri di verità, giustizia, amore e libertà, non esclude, ma anzi suppone, a volte, un atteggiamento di rottura. Perché la vera pace e la vera giustizia sia ristabilita nella libertà e nell'amore. E infine, ultima beatitudine, beati voi quando vi perseguiteranno, vi insulteranno e, mentendo, diranno contro di voi ogni sorta di male a causa mia, dice Gesù. Rallegratevi ed esultate, perché grande sarà la vostra ricompensa nel cielo. Così del resto hanno trattato i profeti che furono prima di voi. Ecco, noi cristiani dobbiamo essere ciò che siamo. Noi cristiani, mediante il battesimo, diveniamo partecipi della triplice funzione del Cristo, che è una funzione regale, una funzione sacerdotale, una funzione profetica. Noi cristiani dobbiamo essere profeti. E profeta è colui che, ci sono due tipi di profezie, la prima non a tutti è data, la profezia è, e il profeta è colui che, colui che riceve la parola di Dio, no? E svela cose segrete o svela il futuro. Questa è una prima significazione di profeti e di profezia. Ma c'è un'altra eccezione di profeti e di profezia. Profeta e profezia sta e consiste nel assumere come metodo di giudizio, come principio di giudizio, la verità di Dio e in nome di questa verità, nella carità, giudicare tutti e tutti. Questo è il profeta. E tutti siamo chiamati, in questo senso, in forza del battesimo, tutti siamo chiamati ad essere profeti. Tutti siamo chiamati a giudicare tutto e tutti a partire dalla verità di Dio. Certo, nella carità, ma nella verità di Dio. Ecco il profeta. Ed è ovvio che chi si pone nell'ascolto e nella vita vissuta, nella traduzione vissuta del Vangelo, perciò stesso diventa profeta e perciò stesso urta tutti quegli interessi che contrastano il Vangelo, che contristano il Vangelo, che si oppongono al Vangelo, di uomini, di realtà, istituzioni e quant'altro, ecclesiastiche, politiche, sociali e via dicendo. E allora Gesù ci dice, beati voi quando per essere voi fedeli alla mia parola, alla mia dottrina, alla mia verità, vi insulteranno e mentendo, perché è ovvio che la menzogna mentisce, mentendo vi calunnieranno, diranno contro di voi ogni sorta di male a causa mia, a causa della vostra fedeltà al mio nome, a causa della vostra fedeltà al mio Vangelo. Rallegratevi ed esultate, perché grande sarà la ricompensa in cielo, a partire già da questa terra. Ecco, questo è il discorso della montagna, le otto beatitudini che abbiamo commentato. Abbiamo detto che il nostro cammino, la nostra vita, deve essere una via alla ricerca della santità, o meglio della perfezione cristiana. E la perfezione cristiana abbiamo detto che consiste nel possesso e nell'esercizio di tutte le virtù teologali, cardinali e morali. Ora, rispetto alla formazione di questi abiti, di queste virtù nel nostro cuore, come si pone la parola del Vangelo o comunque la rivelazione di Dio? Che funzione ha il Vangelo? Che funzione ha la parola di Dio, comunque questa parola venga rivolta all'uomo? E a questa funzione, alla funzione di formare
gli atti delle diverse virtù. Colui che ascolta una dottrina del Vangelo, colui che ascolta e mette in pratica una proposizione del Vangelo, colui che ascolta e mette in pratica tutti i dettami della legge evangelica, e allora cresce gradatamente nelle virtù, perché la legge, la parola di Dio, comanda gli atti delle virtù, e gli atti umani ripetuti sono quel dinamismo psicologico e spirituale che fanno crescere gli abiti delle virtù. Per cui c'è un rimando reciproco tra virtù e legge. Le virtù ci dispongono a compiere la legge, ma compiendo la legge ci dà degli ordini che ci impongono degli atti, e questi atti ripetuti fanno accrescere le virtù. Per cui c'è un rimando reciproco tra virtù e legge divina, d'altra parte. Per cui noi adesso leggeremo di volta in volta alcune pagine rivelate, pubbliche e private, in cui Gesù stesso parla e dà degli ammaestramenti, che si pone quindi come legislatore, come legge, seguendo la quale noi compiamo degli atti di virtù che ci fanno crescere negli abiti virtuosi. E dice Gesù: la prima volta mio padre, per purificare la terra, mandò un lavacro d'acque. Si riferisce al diluvio universale. La seconda mandò un lavacro di sangue. E di che sangue? Si riferisce a suo sangue versato sulla croce. Né il primo né il secondo lavacro sono valsi a fare degli uomini dei figli di Dio. Ora il padre è stanco e, a far perire la razza umana, lascia che si scatenino i castighi dell'inferno. Questo messaggio è stato dato nel 43, per cui si era nel pieno della Seconda Guerra Mondiale. Perché gli uomini hanno preferito l'inferno al cielo e il loro dominatore, Lucifero. Li tortura per spingerli a bestemmiarci, per farne dei suoi completi figli. Io verrei una seconda volta a morire, dice Gesù, per salvarli da una morte più atroce ancora. Ma il Padre mio non lo permette. Il mio amore, cioè lo Spirito Santo, il mio amore lo permetterebbe. La giustizia no, la giustizia come attributo della divinità. Sa che sarebbe inutile. Perciò verrò soltanto all'ultima ora. Ma guai a quelli che in quell'ora mi vedranno avendo eletto al loro signore Lucifero. Non vi sarà bisogno di armi nelle mani dei miei angeli per vincere la battaglia contro gli anticristi. Basterà il mio sguardo. O se gli uomini sapessero ancora volgersi a me, che sono la salvezza. Non desidero che questo, e piango, perché vedo che niente è capace di fare loro alzare il capo verso il cielo, da dove io tendo loro le braccia. Ecco. In questo breve brano Gesù ci richiama a delle verità fondamentali. Lucifero tortura i suoi figli, Lucifero tortura l'umanità. Non siamo più in clima di Seconda Guerra Mondiale, ma quante guerre ancora sono nel mondo e quanti disordini avvengono quotidianamente anche nelle nostre cosiddette civiltà occidentali. Ecco, Lucifero, vi ho già detto che il suo peccato è consistito nel fatto di essere, di avere desiderato disordinatamente di essere adorato dagli uomini, di essere al posto del Cristo, adorato dagli uomini. E se lui, che ha sempre cercato di distruggere l'umanità, fino a un certo punto della storia, fino al Medioevo, ha agito nel nascondimento,
C'è una massima di un autore che è passata alla storia, che diceva così, che la migliore tattica del demonio è quella di non far credere alla sua esistenza. Se questo è stato vero fino al Medioevo, perché l'umanità nel Medioevo era ancora intrisa di religiosità, per cui un aperto ed esplicito invito di Satana, sono io, seguitemi, avrebbe spaventato gli uomini, e per cui gli uomini avrebbero arretrato di fronte a una esplicita profferta di Satana. Oggi che l'umanità ha reciso il legame che tiene unita, mediante la grazia, la divinità all'umanità, l'umanità alla divinità, oggi l'uomo è più forte, ma più forte nel male, è più satanicamente forte, per cui è pronto a ricevere la diretta ed esplicita manifestazione di Satana, così come sta facendo, per cui Satana si sta rivelando, non si nasconde più dicendo io non esisto, ma sta agendo apertamente, sta dicendo sono io, seguitemi. E centinaia e migliaia di persone vanno incontro a lui nei culti satanici, nelle adorazioni febbrili sataniche, commettendo porcherie che sono ignominiose. Ed offre un'ora di potere che non sempre Satana può dare, e che se anche riuscisse a dare, l'uomo pagherebbe questo aiuto satanico, lo pagherebbe con una eternità di orrore che è inconcepibile a mente umana. Eppure folle sempre più numerose accorrono a idolatrarlo e ad adorarlo. E per questo cresce la sua presenza nel mondo, ma per questo anche è necessario che da parte della Chiesa, dei cristiani, cresca la santità, cresca la vita di orazione, perché faccia intervenire, perché se è vero che Gesù Cristo sulla croce ha cacciato fuori Satana da questo mondo, l'ha cacciato, è vero, ma Satana cacciato dalla porta, attraverso i peccati degli uomini, rientra dalle finestre, è rientrato dalle finestre. L'uomo con il suo peccato, gli uomini con i loro peccati, e sono innumerevoli e innominabili i peccati. Pensate, miliardi di peccati che ogni giorno, come manciate di fango, vengono lanciate dall'umanità verso la divinità. E ogni peccato aumenta la forza diabolica, per cui Gesù Cristo ha cacciato il demonio fuori dalla porta principale, ma noi uomini con i nostri peccati lo facciamo rientrare dalla finestra. E oggi più che mai sta agendo con potenza straordinaria, perché il peccato dell'uomo gli conferisce quella forza necessaria per poter aumentare vieppiù il male nel mondo. Ed ecco che l'odio cresce, ecco che la violenza cresce, ecco che la guerra cresce a più livelli, a tutti i livelli. E allora, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo ascoltare, accogliere la parola di Dio che ci indirizza agli atti di virtù, e dobbiamo sforzarci con la nostra vita cristiana, santa, a tendere sempre di più verso quella perfezione che, legandoci alla divinità, permette alla divinità e alla Madonna di estendere il suo raggio di azione, permettere alla Madonna di stendere la sua rete sul male per restringerlo sempre di più. Beati noi se nello spirito evangelico saremo capaci, per amore e nell'amore, di fare quei piccoli grandi sacrifici che ci vengono richiesti perché il regno di Dio possa trionfare sin da questa terra, in questo nostro pazzo mondo.